ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. Quest'oggi cominciamo parlando di violenza di genere perché un convegno che affronta nel dettaglio questo tema è stato organizzato proprio in Palazzo del Pegaso. Vediamo. Un'iniziativa di formazione rivolta agli amministratori locali e dedicata al contrasto alla violenza di genere. È stata organizzata dalla Commissione Pari Opportunità della Toscana e dalla Fondazione per la Formazione Politica Istituzionale in Palazzo del Pegaso. Tra i relatori intervenuti nella sede del Consiglio regionale, anche la senatrice Valeria Valente, già presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio. Un problema che non necessita soltanto di risposte sul campo penale, repressivo, punitivo, ma soprattutto su un investimento di cultura e di cambio di mentalità. Impariamo a credere alle donne, non giustifichiamo più il comportamento degli uomini, soprattutto promuoviamo tra i ragazzi e tra i più giovani, ma anche tra gli amministratori e le amministratrici, come facciamo esattamente stamattina, una cultura del rispetto e soprattutto una cultura della parità tra i generi. Uomini e donne devono imparare a stare in una relazione in maniera assolutamente paritaria, ma soprattutto agli uomini va contestata una modalità che è ancora fondata sulla cultura della sopraffazione, del dominio e del possesso. Ecco, queste sono le cose che noi dobbiamo scardinare. Di fronte a questa sfida, l'impegno delle istituzioni deve essere massimo. Niente più parole di circostanza, ma fatti e investimenti culturali. Noi abbiamo necessità di formare nuove donne e nuovi uomini, abbiamo necessità di mettere in atto dei percorsi formativi, educativi e siano improntati davvero al riconoscimento dell'altro da sé, al riconoscimento del diritto alla libertà, all'autodeterminazione degli altri da noi, in particolare quando queste sono donne o comunque quando queste sono portatori di una visione del mondo che non è quella dell'universale maschile all'interno del quale pensiamo di ricomprendere tutto, ma non è più così, ce lo dice il numero inaccettabile dei femminicidi. Io in questo convegno porto l'esperienza della città metropolitana per la realizzazione del bilancio di genere su 39 dei 42 comuni della città metropolitana. Sicuramente da questo strumento possono emergere indicatori di lettura che possono poi mettere in moto azioni alla politica per davvero dare una risposta concreta a questo tema che davvero tutti i giorni è all'ordine del giorno e sta sconvolgendo l'Italia intera e il mondo. Sono davvero felice che la Fondazione Ballini abbia deciso di partire per le proprie iniziative di formazione degli amministratori della Toscana da un tema che è un tema culturalmente fondamentale. Fin quando una donna, soltanto una donna, verrà uccisa e verrà violentata dalle mani barbare di un uomo, ognuno di noi deve fare la propria parte. Dobbiamo farla prima di tutto chi, come me, ha responsabilità di sensibilizzare, di fare in modo che tematiche come queste arrivino da subito nelle nostre scuole. Permettetemi un ringraziamento sincero alla senatrice Valeria Valente. Ha portato avanti in questi anni un impegno fondamentale come presidente della Commissione, un impegno che lascia in eredità una relazione che ognuno di noi deve fare e sentire propria. Solo con un impegno collettivo è possibile riuscire a costruire le condizioni perché tutto questo non accada più ed è un impegno che ognuno di noi qui deve sentire proprio. Consiglio regionale che nel corso delle ultime sedute ha anche approvato la nuova legge per quanto riguarda la regolamentazione degli impianti di radiocomunicazione in Toscana. Introdurre nuovi obiettivi per assicurare un servizio migliore, promuovere sistemi informativi a supporto della qualità delle comunicazioni e della copertura di reti a banda larga, semplificare gli adempimenti amministrativi a carico dei gestori dei servizi di rete e telefonici. Sono i punti cardine della nuova legge regionale di modifica della disciplina in materia di radiocomunicazione, approvata a maggioranza dall'Aula di Palazzo del Pegaso. Tra le finalità dell'atto anche la definizione di nuovi criteri per agevolare l'adozione
del programma comunale delle infrastrutture e l'implementazione del catasto regionale degli impianti. Riteniamo che non ci sia stata sufficiente attenzione verso quello che sono le prerogative dei comuni, perché i comuni sono i punti di riferimento centrali. C'è un tentativo di accentrare il potere dell'organizzazione e della messa insieme di quelli che sono le nuove normative che riguardano le antenne, che rischiano di non permettere ai comuni quell'azione di equilibratura, di confronto fra le esigenze pubbliche, penso alla salute, penso ovviamente anche alla necessità che la comunicazione sia facilitata attraverso questi strumenti nelle zone periferiche, con quelli che sono gli altrettanto legittimi interessi dei gestori. Come gruppo di Fratelli d'Italia infatti avevamo proposto invece di mantenere, anche su suggerimento di alcuni enti locali e di alcune società che svolgono consulenza per gli enti locali, anche l'accatastamento dei microimpianti invece sono stati esclusi. Abbiamo chiesto che la Giunta continui ad occuparsi delle aree interne, cioè di quelle aree montane e insulari dove il segnale non solo non è di buona qualità come chiede la normativa europea, ma non c'è per nulla, mettendo in difficoltà famiglie, lavoratori e tante imprese che resistono a fare appunto attività anche in zone non coperte dal segnale. E poi abbiamo posto il tema naturalmente dei controlli, perché ARPAT ci ha detto che i microimpianti non sono così impattanti, ma che non ha il personale sufficiente per svolgere già oggi quei controlli che servono a verificare cosa dicono e dichiarano i gestori quando installano le antenne. Noi abbiamo votato convintamente questa legge che va nella direzione dell'innovazione. Il 5G serve all'evoluzione, serve allo sviluppo, serve uno sviluppo responsabile. Viene chiesta una grande assunzione di responsabilità, la possibilità di definire nei propri territori zone idonee, zone sulle quali si possono installare o non installare delle antenne, si possono fare dei percorsi di partecipazione e di informazione, quindi sia allo sviluppo, sia ovviamente alla tecnologia, sia alle nuove tecnologie a servizio della complessità dell'innovazione tecnologica dentro un quadro di grande rispetto del paesaggio toscano e soprattutto della salute dei cittadini. Per questo è fondamentale definire una legge. La Toscana si dota di una normativa innovativa all'avanguardia sotto il punto di vista nazionale e anche internazionale. Devo dire che le tutele previste dalla nostra normativa sono un unicum. Ci sono due elementi da contemperare e che questa legge potrebbe fare se solo fosse adeguatamente finanziata, che è ciò che abbiamo chiesto con l'ordine del giorno. L'esigenza di rafforzare tutto quello che sono l'impiantistica e le necessità che vengono da avere una rete digitale efficiente anche nelle aree periferiche, cosa di cui la Regione parla da anni ma che ancora non è riuscita a fare. Abbiamo una copertura, aree grigie che ancora non sono coperte, e nello stesso tempo tutelare l'ambiente da un eccesso di onde elettromagnetiche. Per fare questo serve un monitoraggio. Questa legge potrebbe andare in quella direzione, cioè riuscire a fare un monitoraggio di quello che è l'inquinamento ambientale e capire anche quindi dove si possa fare nuovi impianti, nuove antenne, ripetitori, senza però danneggiare eccessivamente l'ambiente e soprattutto calcolare quali sono i danni, anche i possibili danni per la salute umana. Questo è un altro aspetto fondamentale. Però senza dare dei soldi a questa proposta di legge non si saprà né come fare il monitoraggio e soprattutto ancora oggi mancano soldi per fare queste reti di telecomunicazioni. È vero che noi si va verso il 5G, il 6G e poi va a sapere che cosa, però ci sono le aree interne che rimangono sicuramente penalizzate. Qualsiasi azienda ovviamente etimologicamente vuol dire fare profitti e quindi è meno interessata a poter perseguire la copertura di tutto il territorio, ma come politica, come pubblico, noi dobbiamo fare in modo che questo succeda e senza danni alla popolazione, perché sicuramente questo fenomeno delle radiofrequenze con tanti ripetitori potrebbe creare qualche problema di tipo sanitario, quindi anche su quello dobbiamo assolutamente vigilare con attenzione. Adesso spazio anche alla cultura con la presentazione di due libri molto interessanti in Palazzo del Pegaso che raccontano storie legate ovviamente alla nostra regione e a periodi anche
particolarmente difficili come quello della Seconda Guerra Mondiale, ma non solo. Il coraggio dei vinti è il titolo del libro di Francesco Bianchi, presentato nella sala affreschi di Palazzo del Pegaso. È una storia di resilienza fortemente radicata nel territorio toscano, il racconto di una deportazione legata al periodo della Seconda Guerra Mondiale con protagonista una famiglia contadina. Questa famiglia ha tre figli, tutte e tre in situazioni diverse, si trovano a che fare con storia di deportazione, storia di prigionia e storia quindi di forte resilienza. È un volume bellissimo che merita veramente, perché oggi come oggi lui si è impegnato a raccontare dei fatti che parlano di un momento molto tragico, e oggi come oggi che le testimonianze dirette stanno scomparendo è veramente importante raccontarle, soprattutto ai giovani che non sono venuti a contatto con le persone che hanno vissuto direttamente questi eventi, e quindi è ancora più importante che loro appunto possano leggere di queste persone e di questi fatti. Un viaggio nel tempo per ricordare l'unicità dell'esperienza di Livorno, che a partire da una legge speciale emanata dalla Granduca Ferdinando nel 1593 vide l'apertura di spazi cimiteriali e luoghi di culto nazionali che, con l'istituzione della Porto Franco e la neutralità del porto, favorivano l'afflusso in città di numerosi mercanti stranieri in quegli anni. È quanto raccontato nel libro di Lucia Frattarelli Fischer, La parola e il marmo, presentato nella sede del Consiglio regionale. Un caso unico, direi in tutta Italia, non solo in Toscana, di avere già nel 600 cimiteri non cattolici, cimitero grande, cimitero ebraico, un cimitero dei greci ortodossi, degli olandesi alemanni, dei turchi, degli inglesi. Ecco, quindi una presenza veramente variegata che oggi è testimoniata fortemente, ecco, da questi recinti, da queste tombe. Ecco, veramente interessante. Speriamo che questa sia un'occasione per valorizzarli e per portarli allo splendore che meritano davvero. E questi cimiteri purtroppo versano, come la professoressa Frattarelli Fischer ha illustrato nel libro, versano in cattive condizioni, se non nella totalità, ma almeno più della metà versano cattive condizioni. Abbiamo un cimitero degli inglesi stupendo, dove Shelley fece buttò giù la stesura di una nota poesia, e dove amava passeggiare, e così abbandonato e lasciato all'incuria del tempo. Visto che in questi tempi moderni il turismo si orienta anche verso una lettura di questi monumenti silenti che ci sono nelle città, che rappresentano una notevole fetta di cultura e di vestigia di antiche persone, potrebbero essere recuperati, perché il turismo attuale cerca anche di conoscere il luogo attraverso anche le sepolture. Questi dunque erano i temi principali della puntata odierna della Voce del Consiglio, l'appuntamento con l'informazione che riguarda le attività principali dell'Assemblea Toscana torna la prossima settimana sempre su RTV 38. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Arrivederci.